È stato inaugurato il nuovo stabilimento industriale di sistemi dinamici del gruppo Leonardo a Ospedaletto a Pisa nel corso di una cerimonia a cui ha partecipato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi insieme all'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo e ai rappresentanti delle istituzioni locali. Nelle immagini vedete lo stabilimento e il nuovo elicottero a pilotaggio remoto AW Hero presentato nell'occasione, progettato per la sorveglianza e ricognizione del territorio anche ai fini di protezione civile, alla cui realizzazione ha contribuito anche la Toscana. Noi abbiamo supportato questa invenzione, questo miglioramento di questo elicottero a guida remota anche con contributi europei e regionali con 800.000 euro e poi abbiamo un lavoro di partnership stretta con Leonardo. Anche qui abbiamo finanziato con fondi europei e regionali molti progetti che hanno consentito di sviluppare e consolidare la presenza di questo gruppo in realtà come Livorno, come Firenze e adesso anche come Pisa. Rossi ha poi ricordato il valore della presenza di Leonardo in Toscana con i suoi 1.800 dipendenti tra i poli di Campi Bisenzio, Montevarchi, Livorno e adesso Pisa, una realtà a cui la Toscana può contribuire in termini di ricerca e di innovazione per realizzare prodotti come l'AW Hero, che la D di Leonardo Profumo ha così descritto. È un prodotto nel quale si accorpano diverse tecnologie e capacità del gruppo Leonardo, cioè la capacità elicotteristica, la capacità elettronica per tutta la parte di gestione del volo e la parte della sensoristica, cioè quegli strumenti che ci consentono di osservare e capire cosa succede.